La vostra azienda ha come obiettivo globale il raggiungimento delle emissioni zero entro il 2040. Su quali direttrici state intervenendo per la decarbonizzazione dei trasporti? Grazie della domanda. Non c'è una soluzione unica che ci possa dare il 100% di garanzia di raggiungere la decarbonizzazione entro il 2040, ma esiste un portafoglio di soluzioni. Noi come Procter & Gamble ci stiamo focalizzando su quattro direttrici. Primo, l'intermodalità. Dobbiamo trasferire quanto più possibile il trasporto merci dalla strada al treno o alla nave, perché l'impatto dal punto di vista aziendale è significativo. La seconda direttrice è quella dell'asset utilization. Dobbiamo utilizzare al meglio i nostri asset. Come molti di voi sapete, oggi circa il 20% dei camion che circolano in Europa sono vuoti, perché c'è il cosiddetto problema delle empty miles. In più dobbiamo aumentare significativamente il riempimento dei nostri camion. Noi pensiamo che l'incremento dell'asset utilization possa portare ad una riduzione di CO2 che va dal 25 al 30%. La terza direttiva è quella di sostituire il diesel o il motore a combustione interna con combustibili alternativi come biodiesel e l'elettrico e più in là l'idrogeno. Come Procter & Gamble noi stiamo lavorando su queste tre direttive, ci stiamo investendo molto nell'utilizzo di biodiesel in Italia ma anche in altri paesi europei, ma allo stesso tempo stiamo testando differenti soluzioni per quanto riguarda l'utilizzo dei camion elettrici. Riteniamo che l'idrogeno sia una tecnologia molto promettente nel futuro, ma che ha bisogno di parecchi investimenti. La quarta direttiva è quella di ridisegnare la nostra supply chain. Dobbiamo fare in modo che i nostri centri di produzione e centri di distribuzione siano quanto più vicini ai nostri consumatori, ai nostri clienti, in maniera da ridurre i chilometri percorsi dai nostri prodotti. Su questo noi abbiamo già lavorato, sono più di 20 anni che lavoriamo su questo particolare problema, ma stiamo continuando a lavorarci e pensiamo che nei prossimi 5 anni questo potrà contribuire per un altro 10-15% nel raggiungimento dei nostri obiettivi strategici.